chiesa erano un po' pigri, che credono di non avere il dono e sono bloccati, sono quelli di cui ho appena parlato. Poi ci sono quelli che hanno un ministero e lo espletano, e poi ci sono quelli all'estremo opposto, le persone che non hanno un ministero pubblico qui davanti e soffrono perché nel loro trascorso ci sono situazioni frustranti dove sentono il bisogno di autoaffermazione ed essere qui davanti è un riscatto personale che sentono necessario. Essere qui davanti li fa essere qualcuno, li fa entrare in un ministero. E questo è perché crediamo nella bugia del diavolo che i discepoli non hanno un ministero. Mi seguite, vero? Non devi essere qua davanti della vera ministero. Quello che vi sto dicendo sposta il concetto da chiesa in stile club domenicale a chiesa in stile potenza, vibrante, dove ognuno è usato dal Signore, dove Dio si muove ed opera. Magari pensi, ma io sono una persona troppo semplice, non sono in grado, non sono capace. Ma allora non hai capito la logica di Dio, eh? Ma nel momento che tu fai qualche cosa che non è nelle tue capacità, quella è inequivocabilmente opera dello Spirito Santo in te. Ed è a Lui che va la gloria, perché Lui non vuole che nessun uomo prenda la gloria che deve andare a Lui. Secondo te, perché Dio ha chiamato un Mosè balbuziente? Oppure un Davide, pastorello 17enne, che non aveva nessun valore nella sua famiglia. Oppure Gedeone, che era il più piccolo della famiglia, più piccola della tribù, più piccola. Oppure Samuele, a 5 anni, nato dalla sterile Anna. Oppure Abramo e Sara, troppo vecchi per generare. Perché proprio dove era impossibile all'uomo, doveva essere inequivocabilmente l'intervento di Dio. Credi ancora di non avere le capacità? Sei proprio la persona giusta che Dio vuole usare. Quello che Dio ha chiesto ad ognuna di queste persone è stata la fede. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E allora Satana cosa fa? Dove ci attacca? Proprio sul dubbio. Perché sa che se tu dubiti, offendi e blocchi il flusso della potenza di Dio in te. Non piace a Dio, è impossibile piacere a Dio. E il nemico ci sguazza. Ebrei 11,6, o senza fede è impossibile piacere. Sei troppo timido? Alleluia! Quando insegnerai o profetizzerai o quant'altro, sarà inequivocabile che è Dio che ti dà la forza. Perché è controtendenza rispetto alla tua inclinazione naturale. Guarda le tue debolezze e mettile sull'altare. Non ti rifugiare nell'autocommiserazione, smettila di rotolare nel fango del io non posso farlo, io non ce la faccio. Anche Mosè lo ha fatto con Dio 4 volte, dicendo io sono solo balbuziente. Sapete cosa dice la scrittura? Che l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè. Domanda, vogliamo accendere l'ira dell'Eterno contro di noi? No, vero. Siamo chiamati. Come rispondiamo alla chiamata? Ah, sono troppo semplice. Luca 10,21 è un passo che mi piace un sacco. Dice, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché nascoste queste cose, sapi e intelligenti, e le ha rivelate a chi? Ai piccoli fanciulli. In greco è anche traducibile agli illetterati, agli ineducati, ai semplici. Ti senti semplice? Ma guarda, sei proprio la persona giusta. Gesù esulta e loda il Padre proprio per te, perché ti vuole rivelare cose meravigliose. Noi lodiamo il Signore per tante cose, gli facciamo un milione di promesse nei nostri canti. Il Signore loda il Padre per te. Tu hai mai lodato il Padre come un Dio perché lui ha nascosto queste cose, i saggi e gli intelligenti le ha rivelate a te? Oggi lo faremo. Dio vuole fare di te un ministro e un sacerdote, riferendomi a prima Pietro 2,9. Ma voi siete una generazione eletta, un reale, ve lo ricordate? Sacerdozio, una generazione santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Tu sei un sacerdote regale. Non sono Mark, non sono Gianfranco o qualcun altro. Tu
Tu sei sacerdote nella tua famiglia, sul tuo posto di lavoro, nelle strade, e fin tanto che avrai l'idea malsana che i ministeri si svolgono solo in mezzo a queste quattro mura, rimarrai bloccato. Se avete detto al Signore per questo locale, non lo sto disprezzando. Il problema non sono questi muri, sono i muri che abbiamo dentro di noi. Quello sono il problema, che ci bloccano, che ci fanno credere che noi abbiamo solo il ministero del scaldafedie. Questa è una bugia del diavolo e devi smettere di crederci. Dio vuole darti una vita di vittoria perché ti ha chiamato a una vita di vittoria. Se vivi nella potenza della resurrezione, se vivi in novità di vita, Dio ti chiama a una vita di miracoli. Sì, perché sei discepolo come la mia. Se vivi in comunione con lo Spirito Santo, Dio ti ha chiamato a una vita di servizio se il Signore è il tuo Signore e padrone, perché Signore tradotto sarebbe padrone. Se Gesù è il tuo padrone, Dio ti vuole chiamare a qualcosa di più. Cosa mi ha imparato stamattina? Che i ministeri non sono quelli svolti qua davanti. I ministeri svolti qua davanti servono a contagiare te nel ministero che Dio ha dato a te. E Dio ti ha dato un dono perché dice che sta scritto a ciascuno. Chi è discepolo come me? Chi è discepolo? Se sei discepolo, Dio ti ha dato sicuramente un dono.